Patrioska, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Ben ritrovati, ciao, ciao Silvia. Allora, ci siamo, hai visto? Siamo qua. Pronti per un'altra avventura? Assolutamente sì, sempre all'interno di questo meraviglioso stabilimento termale qui a Riolo Terme, che è questo centro del benessere che ci accoglie praticamente tutte anni. Quante le settimane, da più anni, per, come location per la nostra edizione della Matrioska. Vi consigliamo naturalmente di venire qua alle Terme, inutile che ormai ve lo diciamo, so che siete in tanti, che state già acquistando i pacchetti naturalmente di fine settimana, dei periodi per farvi coccolare qui all'interno di questo centro appunto delle Terme meraviglioso, vero Silvia? È vero sì. Detto questo, direi che possiamo partire velocemente per presentare altri Siamo due comuni, vivo sì, nel vivo puntata. Della puntata immediatamente, due comuni che sono anche loro, e si sono aggiudicati i quarti di finale, quindi oggi si scontreranno sempre in maniera molto molto, come dire, pacata, e si presenterà cavalleresca, si presenteranno naturalmente con quelle che sono le loro bellezze, i loro prodotti e non solo. Ho qui alla mia destra il comune di Bagnara di Romagna, ben arrivati a tutti quanti, mentre dalla tua parte Pieve di Cento, e vai. Allora, rappresentati da Bagnara di Romagna il sindaco, il primo cittadino Angelo Galli, ben arrivato sindaco anche lei con tutta la sua squadra. Mentre a Pieve di Cento abbiamo il sindaco Sergio Maccagnani, eccoli qua, bravissimi. Tutto quanto come supervisione sempre della nostra giuria ipercorruttibile. Buongiorno presidente. Andiamo a presentare la giuria. Sì. Partendo dalla mia sinistra. Con calma, vero? Sergio Sanchini, sindaco di Soludecio. Ben arrivato sindaco. Grazie. Mentre dalla parte di fianco al sindaco di Soludecio Maria Rosa Roversi del comune di Pieve di Cento. Esatto, come segretario lo diciamo, lo specifichiamo. Daniela Aureli, sindaco di Castiglione dei Pepoli. Buongiorno. Ben arrivata anche lei. Sì. Ecco, siete tutti pronti? Ci siamo tutti. Ho notato una cosa, presidente, no, mi permetta, no. Che all'inizio sì. della nostra edizione di sì. quest'anno lei parlava, era fluido, sì. riusciva a comunicare sì. qualche cosa. Ormai sì. lei non sta più neanche nella sedia. No. È vero, ha la lingua impastata, mi dice giustamente. Come mai? Come mai? Non è che lei è troppo corruttibile per quanto È una questione riguarda... di responsabilità. Sì, lei sì. si sente molto responsabilità. Sì. No, sì. poi dobbiamo dire è che abbiamo un messo... carico non indifferente. Esatto. Dobbiamo dire che abbiamo messo un aggravante. Perché in questa parte, questi quarti di finale, naturalmente i due comuni devono proprio preparare in diretta praticamente un piatto forte del loro comune, e loro hanno questo compito ingrato di assaggiare e di giudicare poi quelli che saranno naturalmente le pietanze migliori, giusto presidente? Perfetto. Siamo qui, lei in attesa. È pronto? Siamo in attesa. Siete già in attesa, insomma, quindi cogliete l'attimo, ho detto siamo in attesa, quindi ok, benissimo. Detto questo, naturalmente direi di sentire dal sindaco di Bagnara di Romagna come intende affrontare questa puntata, questo quarto di finale. Ma prima ho usato il termine cavalleresco. Sì. Nelle puntate precedenti ho ascoltato anche termini tipo guerra, chiaramente usato in termine scherzoso. Sì, però sì, noi sì. Vogliamo essere cavallereschi. Conosco il collega di Pieve di Cento, molto più giovane di me, ha anche più capelli di quanti non abbia io, quindi parto già svantaggiato. Comunque cercheremo con l'abilità del vice sindaco Riccardo Francone. Delle collaboratrici del comune, Elisa e Luana, poi abbiamo i nostri due ragazzi ballerini, Jenny e Eddie, con Giorgio che è titolare di una scuola di musica, quindi abbiamo di tutto. Poi presentiamo naturalmente anche la ragazza che sta lavorando, l'unica che lavora. Il piatto forte, che è Alessia. Alessia è una studentessa dell'istituto alberghiero qui di Riolo Terme, quindi qui vicino a casa. Diciamo che direi è tra le migliori, più promettenti chef dell'istituto. Ha già partecipato a dei concorsi anche a livello internazionale e li ha anche vinti, quindi noi pensiamo brava, complimenti, bravissima. Ecco, cosa sta preparando, così anticipiamo un po' quello che è il piatto. Posso spostarmi? Sì, tranquillamente. Quindi tu stai preparando? Una millefoglie con crema di mascarpone, fragole e cioccolato. Benissimo. Oh, quindi arriviamo al dolce oggi, presidente. Mentre a Pieve di Cento
Noi presenteremo la nostra creatività. La creatività ha sempre rappresentato la cultura del nostro comune, e lo faremo attraverso un patto intergenerazionale. Partiremo dalle giovani generazioni fino ad arrivare ad esponenti importanti della nostra cultura e della nostra tradizione. Quindi cercheremo di fronteggiare al meglio la rivale Bagnara di Romagna, e cercheremo appunto di presentarci attraverso anche lo sport e la nostra enogastronomia, Pieve di Cento e le nostre eccellenze. Ecco, il piatto invece che andrete a preparare, do la parola al nostro mitico cuoco della Proloco, Valerio Busi. Allora, oggi facciamo una rivisitazione della Bage, un piatto antichissimo della serie del maiale non si butta niente. Allora si usava il brodo della cottura della testa del maiale per fare la coppa, e si usava il brodo per cuocere poi fagioli e polenta. Quindi ragazzi, oggi vi divertirete tantissimo, vero? Presidente, quindi era già che rideva, stava ridendo. Tanto per stare leggeri. Sindaco di Bagnara, so che lei deve passare il testimone. La comunicazione, nel senso che intendo delegare il vice sindaco a condurre la trasmissione, io mi siedo al suo posto. Anche perché è seduto di fianco a disposizione, due dolci creature, quindi a disposizione. Benissimo. Sì. Anzi, mi metterei in mezzo io, ecco, direi. Buon gustaio. Bene, ben arrivato vice sindaco Riccardo. Allora, ragione, sono sempre i capelli, solo ne ho per di i più, quindi siamo certo, pari. Sicuramente. Allora, cominciamo subito col primo lancio di dadi. Facciamo partire Bagnara di Romagna, tanto è uguale, non cambia niente. Prego, vediamo chi dovrà cominciare il nostro gioco. Uno. Gran fortuna. Credo che partiamo. Due. Insomma, numeroni. Comunque, non voleva, vero? Benissimo, partite voi con un bel due. Noi. Forza. Prego. Lancio di dadi. Sì, forza, facciamo 10, bravissimo, la quasi chiamata, 10. Che ci dice la casella? Casella numero 10, la Riviera Romagnola, Romagna Solatia, dolce paese, qui regnarono Guidi e Malatesta, Giovanni Pascoli. Sì, beh, partiamo subito con un punto forte di Pieve di Cento, che riguarda appunto l'arte, nel senso che io darei la parola non alla pittrice che voi vedete, che coinvolgeremo fra poco e quando avrà terminato il proprio quadro, ma per illustrare quelle che sono una serie di donazioni che alcuni grandi artisti hanno fatto al comune di Pieve di Cento, e in particolar modo presenteremo un quadro di un grande artista, Severo Pozzati, e lo faremo attraverso Prisca Banzi, che chiamerei qui con me, per illustrare perché la Pinacoteca di Pieve è così attrattiva ed è stata ed è così attraente per tanti artisti che decidono di donare le loro opere a Pieve di Cento affinché vengano custodite e possano essere valorizzate nel migliore dei modi. Grazie, buongiorno a tutti. Ben arrivata. Grazie mille. Sì, abbiamo portato qui un esempio, appunto un quadro meraviglioso della nostra collezione. È attualmente in Pinacoteca, è un dipinto di Severo Pozzati in arti Sepo, e questo è uno dei tanti quadri che fanno parte della nostra collezione, avvenuta a seguito di un'importante e cospicua donazione avvenuta circa una decina d'anni fa dalla nipote dell'artista, che ha proprio deciso di consegnare a Pieve di Cento non solo opere grafiche, di cui appunto Sepo è stato uno dei più importanti pubblicitari, soprattutto a Parigi in Italia negli anni 20 e 30 del Novecento, ma anche appunto abbiamo delle cartelle disegni e dei bronzi meravigliosi custoditi come se fuoriuscissero dalla Pinacoteca all'interno di un cortile ancora più interessante, sempre fa parte di un palazzo settecentesco di Pieve di Cento, l'opera Piagaluppi, che attualmente è una casa di cura e assistenza per gli anziani, appunto abbellito questo cortile da queste sculture di Sepo. Quindi un artista a 360 gradi, e noi abbiamo l'onore di custodirne una discreta collezione. Certo. Bene, un applauso, un'eccellenza per Pieve, anche per noi, perché insomma abbiamo anche noi imparato questa cosa nuova. Complimenti, bravissimi. Devi aggiungere qualcosa? A posto così? Per il momento
per il momento a posto così. Bene, bene, allora passiamo subito il lancio dei dadi al comune di Bagnara di Romagna. Forza Riccardo, un bel lancio di dadi. Vediamo cosa facciamo. Facciamo 7, casella numero 7, eccola qua giù in fondo. Vediamo cosa ci dice. Rimini, fassi un'armonia con le diverse cadute d'acqua, come vedeste alla fonte di Rimini, come vedeste a D8 agosto 1502, lo scrisse appunto Leonardo da Vinci. Quindi per cui... A me fa venire in mente l'acqua in qualche modo, certo. E dall'acqua partirei per parlare di Bagnara, perché Bagnara, Silva Bagnaria, insomma, si capisce che le nostre origini sono proprio nell'acqua in qualche modo, certo. In un territorio paludoso, e mi piace quindi partire collegandomi col mio paese e cercando in qualche modo di dire perché visitare il nostro paese. Ci sono tanti motivi. Chi viene a Bagnara normalmente cerca serenità, tranquillità, verde, il paesaggio tipico della bassa romagnola. Noi siamo un borgo fortificato che conserva ancora le mura, e quindi la visita a Bagnara partirà sicuramente dal suo borgo. Si avvicina, si vedono le mura, si vede una splendida rocca, un castello di cui parleremo forse meglio successivamente. E poi abbiamo una grossa qualità, e cioè conserviamo addirittura 3 musei e un altro poco fuori Bagnara. 3 musei sono il Museo del Castello, e quello che abbiamo realizzato dal 2008 e che è uno dei musei di qualità della Regione Emilia-Romagna, il Museo diocesano conservato negli edifici della parrocchia, e anche un'altra caratteristica fondamentale nostra è il Museo Mascagni. E su questo mi soffermo un attimo per dire che abbiamo avuto la fortuna, così anche originale, di avere fra le bagnaresi importanti e famose la musa ispiratrice di questo grande musicista, appunto di Pietro Mascagni. Era una tal Anna Lolli che, amata dal maestro, ha poi deciso di consegnare in eredità, in pratica, alla parrocchia tante cose, tanti oggetti, e in particolare di grande valore sono uno scambio epistolare di 5.000 lettere che vengono conservate, un calco funebre, dei quadri, un pianoforte, ed è stato questo il motivo, così lo stimolo per creare un comitato mascagnano che circa una volta al mese organizza degli splendidi concerti lirici che richiamano l'attenzione veramente di tanti esperti e di tanti appassionati. La visita continua con la Villa Morsiani, che è un'altra originalità del nostro paese, dove si trova un altro museo che è quello dei cani San Bernardo, dove c'è un vero e proprio allevamento dei cani San Bernardo, e anche museo dedicato al cane Lagotto, più di recente. Cane Lagotto? Sì, romagnolo, è un cagnolino romagnolo che è particolarmente bravo a cercare il tartufo. Lagotto. C'è anche il campionato internazionale, abbiamo ospitato, anzi è la famiglia Morsiani che abita, appunto risiede in questa villa splendida, ad avere questo incarico e questo ruolo. Quindi abbiamo, talvolta non si sa perché magari è piccolina, però abbiamo veramente tante caratteristiche. Poi sono le chiese, quindi abbiamo un po' i percorsi di ogni tipo, dall'archeologia fino ai giorni nostri. A 360 gradi anche me. Bene, un applauso, bravi. Cecilia, conoscevi il Lagotto? Certo. Te sei dall'altra parte con i cani da tartufo. Quel cane tutto tu c'entri, giurino, come c'entra la nostra giuria? Siamo pronti. Che sta già mangiando, offerto subito. Sì, è già arrivato qualcosa. Tutto di vostro gradimento? Finora sì, poi valuteremo la fine con il solito Mi raccomando, voto. Attenzione nella valutazione. Allora, prego, possiamo 3, votare 2, per Bagnara. Votare, pronto. Bagnara di Roma, Bagnara, quindi si aggiudica la prima estrazione, naturalmente, il comune di Bagnara. Quindi tocca a voi sorteggiare quanti punti assegnare al comune. Vediamo. Fai tutto te, Silvia? Sì, faccio tutto io. Te la fai oggi? Sì. Ma sì. Giornatore. 100 punti. Beh, 100 punti, benissimo, bravi. Mica pochi, partiamo con 100 punti, via, non male. Bene, lancio di dadi per Pieve di 100. 4. Dove sono? Qua. Non lo so, ti sei 1, 2, 3, 4. Casella Matrioska. Andiamo avanti, ecco, di altri 4. Sembra fatta apposta 1, 2, questo 3, giro. 4. Casella Matrioska. Andiamo avanti di altri 4. 1, 2, 3, 4. Casella 22. Casella 22. Torniamo alla numero 1. No, scherzo. No, no, assolutamente. Dialetto romagnolo. Prima attestazione. Sonetto romagnolo di Bernardino Catti, 1502, Ravenna. Beh, io non posso che cogliere l'occasione, perché parlando di creatività, noi siamo una terra dove il teatro dialettale ha un'importanza enorme, fondamentale, e oltre a fare tante commedie legate al teatro dialettale, noi scriviamo anche le commedie, ovviamente. Allora ho qui il piacere e l'onore di presentare a tutto il pubblico della Matrioska
una grande autrice di opera dialettale e una grande regista, perché oltre a scrivere le opere si occupa anche della regia, Adele Ramponi. Benvenuta Adele. Benvenuta signora Ramponi, benvenuta. Grazie. Io credo che il sindaco abbia esagerato molto nei miei confronti, comunque ti ringrazio Sergio, se sta, perché non, beh insomma sì è vero che scrivo, io sono rimasta ai miei tempi, oggi compio gli anni tanti. Auguri a te. Tanti non diciamolo, ma li porta bene comunque. No, sono 32 portati male, ecco, è tutta un'altra questione. Io preferivo molti portati sì, bene, sì. Quindi... Allora, io dico, sì è vero, io sono una cultrice del dialetto, perché io sono bilingue, parlo molto meglio in dialetto che non in italiano, infatti io devo sempre parlare, interrompo sempre i miei discorsi con del dialetto, perché non mi riesce diversamente. Allora, io raccolgo il più possibile tutte le testimonianze delle persone che sono ancora vive, di quelle che sono già morte, perché per come era il nostro paese, come erano le nostre tradizioni, che se noi le trasmettiamo ai nostri giovani credo che abbiano dei grossi vantaggi, perché io mi sono resa conto e mi rendo tuttora conto che la miseria unisce più che la ricchezza. La miseria ci dà la possibilità di essere tutti vicini, di darci una mano l'un con l'altro, perciò io voglio essere sempre vicino ai più umili, ma non perché io voglia essere beata, no, che proprio ci credo in quello che dico. Perché, per esempio, noi a Pieve di Cento è un paese un po' particolare, io lo amo nel più profondo del cuore, anzi non voglio morire perché ho paura che me lo rovinino, voi camper sempre per me, perché se, insomma, sto attenta, sindaco mi raccomando, teniamo, sì, questo è importante. Allora, le dico, noi ancora Pieve, a parte il fatto che abbiamo un mucchio di ultracentenari che non si muore mai a Pieve, perché il sindaco non vuole. Vi tiene lì, attaccati al pezzo. Perché siccome non abbiamo i soldi per ampliare il cimitero, allora... Lui tiene, bravo sindaco, giustamente. Cent'anni come minimo, no, 105, 110, ne abbiamo, no, 110 non ancora, comunque sarò io quella che arriverò ai 110. Allora, dico, abbiamo ancora dei detti di una volta che sono la cosa più bella che c'è, ma continuiamo a dirli anche i giovani. Io faccio delle commedie dove non faccio altro che raccogliere tutte le cose di una volta, cercare di metterle assieme e rappresentarle a teatro. Una velocemente, qualcuno, perché abbiamo pochissimi secondi. Sì, è un peccato. Allora, niente, per esempio la famiglia di Nadalon, che erano 40 in famiglia, e quando sono in 40 che si fanno tanti figli non tutti riescono bene. Ce n'è qualcuno che n'è, no? C'è qualche difettoso sempre. Allora, io ne avrei da raccontare della famiglia di Nadalon per fino a sera, non ce la facciamo, mi dispiace. Allora, cosa succede? Succede che, per esempio, sono là in casa e Natale il disco con suo figlio Luigi, uno di quello che non è riuscito bene. Savez Danier Andrico Deca Sol Masadur. Popeye's Living Breeze Sagdeghia. Bravo. Questo qui. No. Bene, dobbiamo purtroppo. No, un attimo solo. E il padre che dice, ci penso un momentino, vuol dire, beh, Living Breeze è qual tua. Ecco. Bene. Scusate. Grazie. Brava, complimenti, in bocca al lupo. E ancora auguri. E soprattutto manteniamo vive le tradizioni, perché insomma insegniamole ai giovani, facciamole rivivere, perché è importante. Ovviamente noi siamo partiti con un piccolo antipastino, bruschetta con pancetta ottima nostra del territorio. Benissimo, ecco. Ha detto anche la ricettina, qualche secondo in più anche voi a disposizione, visto che ci siamo un po' allargati con Pieve di Cento. Lancio di dadi, forza Riccardo. Quella là, che tirone, abbiamo fatto 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Casella Matrioska, perfetto. Mannaggia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E quando la facciamo fatta bene. Ci la vuole casella un po'. Che mi piace. La tua casella, Silvia, la Zdora, dal carattere forte, robusto, schietto e sincero. L'unica e sola reggitrice della casa. E quindi noi... la Zdora...
Quante ce ne sono ancora tantissime. Voglia, sì, sì. Non vogliono magari più essere chiamate così, che è un peccato, perché come le chiamano, tradizioni. Come le chiamano? Beh, insomma, si fanno chiamare con i loro nomi ormai, ah, no? Francesca, Luisa. Ma sicuramente. Okay. Però poi quando le si vede girare si capisce benissimo di che chi si parla. Sono certo, certo. A proposito d'Azzore, mi viene in mente il ballo. Sì. I nostri balli romagnoli tipici, e devo dire che Bagnara si distingue anche per questo. Tutti i giorni noi balliamo, magari non il vice sindaco, però tutti i giorni, neanche il sindaco, però balliamo. Casualmente gli unici due che non ballano sono qua presenti. Io avrei dei dubbi. Abbiamo presenti anche i rappresentanti della scuola di ballo, in particolare Giorgio Vassura, che è il titolare di Giorgio e le magiche fruste, quindi altra caratteristica romagnola, come vedete, gli anche gli sciucarè, esatto. E abbiamo due ragazzi fantastici che sono pronti anche proprio per rappresentare qualche cosa. Io darei la parola comunque a Giorgio. Sì, assolutamente, vieni qua, accomodati pure Giorgio. Due parole su quello che è naturalmente il corso, quello che è il ballo, cosa vuol dire la danza. Devo dire che ultimamente Bagnara ha avuto un esploit di danza, siamo riusciti proprio a inserirci benissimo, perché ballano già da 4 anni fino a... Non c'è un massimo, ecco, diciamo così, insomma, prendiamo tutti. E quindi Bagnara è molto ballereccia. Siamo contenti, la danza. Cambierete nome, Ballara di Romagna. Esatto, Ballara di Romagna. La danza sportiva la fa la padrona, quindi va bene. Ovviamente noi promuoviamo le danze folk romagnole principalmente, ma non sdegniamo anche tutte le altre, il boogie boogie, la salsa, i balli di gruppo, tutto quanto. Abbiamo le fruste romagnole, portiamo avanti sempre questa tradizione. Abbiamo un sito www.giorgelemagiche.org dove potete trovare tutte le informazioni del caso. Ovviamente i ballerini non sono più ballerini, ma essendo entrati nel CONI come Federazione Italiana Danza Sportiva, sono atleti al 100%, e quindi loro sono due atleti fantastici, sono i campioni italiani 2011, accomodatevi ragazzi, della classe C3. Pure. Prego, e vi propongono una bellissima mazurka romagnola. Eccola, ce la gustiamo, via, perché la mazurka è sempre il suo nostra, perché. È nostra, è proprio nostra. Eccoli là, che belli che sono, eleganti, bellissimi, hanno fascino anche. Naturalmente continuare con le tradizioni, perché il liscio romagnolo veramente, insomma, ha un'importanza notevole per la nostra terra, quindi credo che sia importante portare avanti questo, soprattutto quando si vedono dei giovani che, insomma, hanno questo entusiasmo per il liscio romagnolo. Bravissimi, complimenti. Insomma, è andata bene, visto, bella esibizione di ballerini. Presidente, state ancora finendo? Ok, benissimo. Sì, stanno discutendo. Stiamo consultando. Ho capito, sulla ricetta o sui ballerini, perché... Sul fatto che non è ancora arrivata la grappa. È da ieri sera che aspetta la grappa. Bene, avete già un dato per quanto riguarda la preferenza? 30 secondi, sono 2 ore, lo sa, 30 secondi. Benissimo, fanno finta anche di consultarsi, che dico. Però ho notato una cosa, mentre loro sono molto generosi, hanno portato le tartine e tutto, la nostra futura chef quotatissima se li tiene per lei, dice, anche perché, insomma, questa è già la mentalità del professore. Eccoli, così, d'emblée, senza dirci Pieve niente. Pieve Bagnara, quindi preferenza assegnata a Pieve di Cento. Dovete pescare voi. Peschiamo, mescoliamo un pochettino, così diamo, ecco qua, vediamo un attimo quanto assegniamo al comune di Pieve. Sì, va benissimo. L'ho rotto. Ecco, 10 punti. Siamo esattamente pari, credo, giusto? Era 100 era prima, era 100. Cavolo, ho sbagliato di qualche dado. Vabbè, insomma, lo zero conta relativamente. Forza, lancio di dadi. Andiamo subito avanti per Pieve di 100. Vediamo un po' quanto. Vediamo un po' se saranno fortunati. 5. 5, siete sopra, siete sono un po' lontani. 1, 2, 3, 4, 5, Matrioska, l'hai chiamata. 1, 2, 3, 4.
4, 5. Matrioska! L'ho richiamata! 1, 2, 3, 4, 5. Una bambina. Una dolce in tenera età. Ecco, guarda un po'. Le donne, esatto. I cavalieri, l'arme, gli amori, le cortesie, le audaci imprese. Ludovico Ariosto, viviamo e conosciamo la nostra storia. Ma che brava. Perfetto, io abbinerei a questo uno spettacolo bellissimo che oggi noi potremmo qui essere in grado di presentarvi, fatto da sole donne. Oh, che meraviglia. Fatto da sole donne, in quanto a Pieve di Cento abbiamo una particolarità, una specificità, ovvero il fatto di avere una scuola media ad indirizzo musicale, quindi i bambini delle medie iniziano a imparare a suonare gli strumenti musicali e poi proseguono nel corso della loro vita attraverso una scuola di musica moderna ancora presente a Pieve di Cento. Voi vi ricordate che la volta scorsa io avevo presentato la tradizione sulla luteria che abbiamo. Abbiamo fra la fine del 1800 e inizio del 1900 a Pieve vi fu una scuola di luteria molto importante. Oggi abbiamo conservato presso il Teatro Comunale un museo meraviglioso con tutti gli liuti, quindi chitarre e violini prodotti dalla scuola di luteria. Beh, questa tradizione ha avuto delle ripercussioni, dei riflessi positivi, virtuosi che arrivano fino ad oggi, con una scuola mede ad indirizzo musicale. Io chiamerei qui, prima di farvi ascoltare il brano, la professoressa Bosi, un'insegnante di scuola mede che si occupa appunto anche di seguire i ragazzi nell'indirizzo musicale durante il pomeriggio. Questo anche per far vedere come abbiamo degli insegnanti molto bravi e capaci che tutti noi dovremmo essere in grado di valorizzare, abbiamo di promuovere. Un minutino fra le interviste e la musica però, quindi pochissime cose. Grazie per il minuto. Allora, non poteva mancare chiaramente in un centro di luteria così importante come Pieve di Cento dopo Cremona, il secondo in Italia, la classe di strumento musicale. Allora, violino, queste sono ragazze che suonano da 3 anni, per cui sono giovani allievi, il futuro culturale del paese di Pieve di Cento. E ve le volevo presentare Francesca Resca, Vitolo Rossella, Sichera Elisa, Bosi Marzia. Grazie di tutto. Noi ascoltiamo, noi facciamo la microfonina nel frattempo, grazie. Ci spostiamo Silvia, così facciamo un po' da d'amplificazione. Scusa. L'amplificazione va qua. Di qua. Mi raccomando, posso? Faccio una cassa armonica qui. Sì. Thank you.
bene, sulle note, sulle dolci note di My Way in questa versione di violini, direi di chiudere questo, questa prima parte strepitosa. È un'atmosfera meravigliosa, molto molto bella. Bravi. Mi ricordo quando io suonavo il violino, io ero a queste molto ho ballato, suonato, ho fatto di che tutto. Vita. Adesso sai cosa faccio? Vado ad assaggiare anche il buffet di Poletti, ecco, che è qui che ci sta aspettando, e noi ci vediamo subito dopo con Bagnara di Romagna. Ma dopo due minuti arriviamo velocissimissimissimissimi. My way, I said I'll be.